Dove diavolo sei stato? Ti credevo morto. Spiacente di deluderti. Hai trovato Raj? Aspetta, i valori della tua tuta sono tornati normali. Sei guarito. Che succede? Raj e i suoi uomini hanno una base nel sottosuolo di Arkham City, dove estraggono una sostanza chimica naturale che lui chiama Lazzaro. La usa da secoli e pian piano ha perfezionato la tecnica, al punto che ora può anche usarla per resuscitare. E ne hai preso un po'? Mi ha costretto. In piccole dosi cura apparentemente qualsiasi malattia, ma anche quel poco che ho ingerito ha pessimi effetti collaterali. L'esposizione prolungata ha fatto impazzire Raj. Pensi di essere guarito? No, gli effetti sono temporanei. Raj ha provato a convincermi a usare il pozzo, ma ci sono troppi rischi. Quando avrò finito qui dovrò indagare sulla tecnologia Lazzaro. Ho detto a Raj di chiudere il pozzo. E credi che lo farà? No, non credo. Raj ormai ne è dipendente. Gli ho dato una possibilità di liberarsene, altrimenti tornerò e lo farò io. Robin ti ha portato il campione? Sì, è al Gotham General. C'è un caos completo laggiù. Ti collego. Ehi, Barbara. Felice di sentirti. Sono io. Che sta succedendo? Bruce, cattive notizie. Almeno 30 casi confermati al Gotham General. Quasi 50 al Mercy. E la cosa si ripete in tutta la città. Ho eseguito una simulazione. Entro la mattina il sangue di Joker potrebbe essere anche in 2000 persone. Le prime vittime arriveranno subito dopo. Bruce, dimmi, hai la cura? Sto tornando da Freeze ora. Spero che il campione di sangue di Raj completi la formula per la cura. Spero che sia così. Questo mondo è condannato. Le città come Gotham cresceranno, come se l'inferno spuntasse dai marciapiedi e salisse fino al cielo. Cresceranno gli edifici fino ad oscurare il sole e la gente che li abita soffocherà nei miasmi dell'inferno. Alla fine, quando non resterà spazio, questo mondo morirà rantolando, mentre gli errori dell'uomo chiuderanno la sua bara. Thank you.
Poco prima che finisse il mio turno, è arrivato un paziente con gli stessi sintomi di Joker. Ora che ci penso, anche tu non hai una bella cera. Il pannello è protetto da codici di criptazione Tiger. Non posso decrittarlo senza il programma di controllo usato da Strange. Protocollo 10, in vigore tra 2 ore. Hai visto come correvano quelli del pinguino? Già, Copperpot qui ha chiuso. Dobbiamo solo aspettare, riorganizzarci e andare nei tunnel per eliminare quelli che arrestano. Non vedo l'ora. Sarà come il tiro al piccione. Esatto. Vola, uccellino. Bang! Allora?
Si torna all'acciaieria? Nah. Continuiamo attraverso i tunnel e troviamo una via d'accesso per il museo. Eliminiamo il pinguino. E se Batman l'ha ucciso? Molta meno fatica per noi. Ascolta, detto tra noi, dicono che Cobblepot tenga un sacco di roba in quel suo museo. Se arriviamo lì, è tutto nostro. Inutile dirlo al boss. Dici davvero? Capo, è stato chiaro. Perdi qua, ora! Ho trovato qualcuno! Dai, sveglio! Maledizione, è andato! Passare per stupidi. Come ci riesce? Fatti vedere, coniglio! Manca qualcuno lì dentro. Sei tu? Obbediamo a Joker. E ho trovato un altro qui! Sveglia! Forza, svegliati! Siamo morti! Moriremo qui e non possiamo fare nulla per impedirlo! State zitti! Dobbiamo continuare a cercare, non siamo tutti! Via Batman! Che diavolo è quell'affare? Batman è qui! Non lo sentite, ragazzi? Diavolo sei! Non ti muovere! Ah,
Hanno iniziato a usare scudi. Li difenderanno dagli attacchi frontali, ma non da quelli dall'alto. Che ci fa Batman qui? Cosa inizia con un tic e finisce con una scossa? Detective Cavaliere Oscuro fallisce la mia sfida. Stai sbagliando? La cosa non mi sorprende. Sapevo che sarebbe stato troppo difficile per te. Chiamata persa. Ehi, mi manchi tanto. Fatti sentire. A presto. Hai una chiamata persa. Ciao. Non so se ti è arrivata l'altra mia chiamata. Muoio dalla voglia di parlarti. Chiamami Batman. Hai una chiamata persa. Batman, davvero? Mi mandi in paranoia. Perché non mi rispondi quando ti chiamo? Non sarai mica morto senza avvisarmi, eh? Hai una chiamata persa. Senti, lo so che non sei morto. È sparito un gruppo dei miei vicino alla torre. Vorrà dire che sai già delle armi, ok? Lo ammetto, sono mie. Me le procura Strange, ok? Possiamo tornare a essere amiconi adesso? Hai una chiamata persa. Forse non li hai aggrediti tu, i miei ragazzi. E va bene. Sai quel messaggio che ti ho lasciato prima, quello delle armi? Ignoralo pure. Anzi, cancellalo. Hai una chiamata persa. E va bene. Qui siamo al ridicolo. È tutta la sera che lascio messaggi e tu ancora non mi richiami. Chi devo uccidere per farti alzare il ricevitore? Hai una chiamata persa. Finalmente! Ehi, Batman, dov'eri finito? Volevo solo sapere come stai. Hai già cominciato ad avere le allucinazioni? Lo so, ora come ora è difficile distinguere. Non sai mai se è di nuovo lo spaventapasseri, quel piccoletto col cappello, il mio sangue nelle vene, oppure se dopo tutti questi anni finalmente stai impazzendo anche tu. Avete due possibilità: unirvi a Joker e restare qui, o restare con il mio e morire. Allora, che si fa? No. Sì, anch'io. Bene, le armi sono in arrivo. Cosa? Dovremmo unirci a voi disarmati. Col cavolo! Ha detto che le armi arrivano. Non manca molto. Qual è la parte che non avete capito? Calma, ok? Siamo tutti amici. Sara, bene. Ora quando arrivano le armi, possiamo andare nel tunnel e uccidere tutti i nemici di Joker. Non avrete problemi con questa pacca? È Batman! Ritira!
Batman. Arkham City sarà la tua tomba. Sarà uno scherzo, pazzoli. Mentirmi. Ho appena ripulito il sangue dell'ultimo informatore dell'enigmista. Oddio, no! Ti dirò tutto! È quello che volevo sentire. Cittadini di Arkham, in questo momento un nuovo detenuto sta entrando nel mio carcere. Alcuni di voi lo riconosceranno come Quincy Sharp, sindaco di Gotham e fallimentare direttore del vecchio manicomio di Arkham. Siate gentili e dategli il benvenuto che merita. Non suona bene, sei d'accordo? Niente affatto. Non capisco. Perché mai Strange dovrebbe spedire il sindaco là dentro? Meglio ancora, come diavolo ha fatto Strange a far arrestare il sindaco in persona? Non ne ho idea, Barbara, ma lo scoprirò presto.